Ok. L'olio sotto. Sì, vabbè, io ci metto un sicrea. In realtà io mi faccio un olietto metà liquin e metà olio di lino, col quale normalmente ungo solo il pennello, cioè non impasto il colore. Anche quello, oh, a questo punto quasi quasi, non so se con un altro pennello, così non me lo sporco. Sì, mi prendo un altro pennello e faccio. Altro pennello, lo ungo. Questo è un pennello un po' più spappolato. Prendo del bianco e anche del giallo. Quanto è scuro. Ok. Vedremo. Adesso là sotto ci sono degli azzurri chiari. Dei grigi ci sono. Per adesso. Ok, poi vediamo. Qui c'è il bianco. Vino mi ispira molto in quanto a durabilità, sensazione mista che lascia. Sì, io neanche non sono tanto convinto. Poi appunto ci sono questi preparati nuovi, queste colle acriliche, sono più elastiche, per cui perché non usarle? Qui c'ho. Ok. E adesso che abbiamo fatto questo, torniamo, solo che io ci torno con un pennello più morbido, più piccolo, anche perché non ce la faccio, non sono capace. No, non lo so, io devo dire, a un certo punto ho mollato tutta la questione tecnica di preparazione. Uso prodotti industriali che più o meno mi dicono che sono buoni e non ci penso più. Questa è la mia dura verità. E adesso andiamo a rilavorare. Andiamo a rilavorare le luci. Ok. Perché alla fine si lavora con una specie di crema, no? Non lo so. Probabilmente io lo sto sperimentando, io non lavoro così, cioè non lavoro, non ho mai lavorato così, mi trovo scomodissimo. Per oggi ok, domani continuiamo.